Ragazzi, buon Gododay e benvenuti sulla demo di Enotria The Last Song! Prima di partire in calibre per provare Enotria, io vi devo ringraziare perché se non fosse stato per voi, io mi sarei perso la demo di Enotria. Dico questo perché mi avete detto, lo sai che è uscita anche la demo di Enotria, dato che siamo nel momento Souls italiani, perché giustamente non provi la demo di Enotria. E io ho detto, cavolo, quando esce la demo di Enotria? È uscita tipo oggi, stamattina miracolosamente c'è ancora su Steam, l'ho scaricata alla velocità della luce, quindi vi ringrazio per avermi ricordato in questo momento storico in cui dormo 2, massimo 3 ore a notte, per cercare di far uscire più video incredibili sul canale e quindi sono un pochettino rincoglionito e mi scordo un pochino le cose, però grazie al vostro sostegno godoso potremo giocarci Enotria incredibile. Allora ve lo dico subito, il mio pad oggi sembra funzionare un minimo meglio dell'altra volta, per chi segue il The Ring sa a cosa mi riferisco. Spero che le impostazioni me le abbia salvate, perché prima ha fatto il birband perché ho fatto una prova sus. Ok, me l'ha salvate, full screen 1920x1080, molto bene. Detto questo, visto che siamo in questo mood di italianità, di souls like italiani, mamma mia, eccoci qua su Enotria, che se non sbaglio si chiamava Project Galileo, tipo tantissimi anni fa. C'era anche stato il fatto che Sabago, salutiamo Sabago, incredibile, era stato chiamato, se non sbaglio, dal team di Enotria all'inizio. Tra l'altro vi leggerò la trama, come ho fatto per Stone Magia, voglio entrare nel mood di Enotria incredibile. Questo sembra molto più un classico Souls-like. Ora parlo di Stone Magia perché sinceramente lo sto adorando, l'ho giocato recentemente e se avete visto i video sapete quanto mi è piaciuta l'idea pazzesca originale di Stone Magia. Se non sbaglio ho visto un trailer di Enotria, si vedevano queste cittadine che sembra di andare in giro per i paesini italiani incredibili, questa cosa mi piace molto, soprattutto la luce. E poi c'è un'altra cosa che mi piace di Enotria, il fatto delle maschere. Voi direte, vabbè, ma sai, non le maschere le abbiamo viste destra sinistra, però a me l'idea della maschera di per sé mi piace da morire. E tra l'altro, questo sempre me l'avete detto voi, c'è un po' di Lies of P in Enotria. Purtroppo Lies of P non l'ho giocato, però so che ha avuto un successo galattico, che dovrebbe uscire un DLC. Spero di portarvi Lies of P sul canale, incredibile. I Souls-like non mancheranno, ragazzi, questo periodo, perché tra il DLC di Elden Ring, Enotria che dovrebbe uscire a settembre, Black Myth Wukong, sembra Sekiro 2.0 che esce agosto, e poi c'è Lies of P che dovrebbe uscire forse a ottobre, il DLC. Allora ragazzi, io vi leggo la trametta di Enotria, che probabilmente voi saprete, però voglio dirla in questo video incredibile. Tanto non mi sono spoilerato niente, perché letteralmente è uscita ieri. Ho solamente letto che c'è gente che è molto felice e gente che è molto arrabbiata. Questa cosa di solito non promette mai bene. La trama di Enotria. Enotria The Last Song è un emozionante gioco in stile Souls ambientato in una terra illuminata dal sole. E infatti, come vi dicevo prima, che c'è molto sole in Enotria, ispirata dal folklore italiano e pieno di pericoli sus. E a noi ci piace. Il mondo è attanagliato dal canovaccio, un'eterna e contorta rappresentazione che mantiene il mondo in una stasi naturale. È molto shakespeariana, ragazzi, quindi ci sono maschere, teatro, insomma siamo forti noi su ste cose, ragazzi, non devo stare a spiegare ste cose. Tu sei l'unica persona a essere libera da un ruolo predeterminato, a essere padrone del tuo destino. Giustamente siamo senza maschera, siamo senza ruolo, possiamo fare un po' come ci pare, un po' come il Chosen Undead, molto Dark Souls liana sconfiggi potenti autori, questa cosa è molto simpatica, che l'hanno creata, quindi hanno creato loro il canovaccio, e libera il mondo dalla stagnazione, molto Souls, sfruttando il potere dell'ardore, che non so cosa sia, sarà tipo l'anima, non lo so. Noi siamo la maschera del cambiamento e possiamo prendere i poteri di altre maschere. Ok? Allora ragazzi, io farei New Game, perché prima avevo provato a fare una prova, ho solamente visto le impostazioni, New Game. Allora, vediamo un po', sono curioso ragazzi, perché non è che so tanto di Enotria, a parte la tramenta sus così. Ah, the tree of change bears fruits. Ok. Quindi l'albero fa i suoi frutti, più o meno. Ok, questo. Awaken, maschera sua. Ok, svegliati senza maschera. The stage is set. L'unica cosa che sapevo, che avevo letto, c'entra Pulcinella in tutto questo. Quindi noi siamo tipo stati creati da Pulcinella. Ecco, questa è l'ultima informazione che so, poi non so più nient'altro. Avevo letto sta cosa in un altro sito. Allora, R1, attacco leggero, immagino, vabbè, attacco caricato, normale, schivata col cerchio, saltiamo. Mi sembrano i classici tasti da Souls. Locking, ok. Vabbè, andiamo cattivi ragazzi, senza pietà. Attacco caricato incredibile, 106. Allora, quella sbarra azzurra sotto, ipotizzo sia tipo quella di Sekiro? Cioè, se la rompo, si stanno i nemici? Ragazzi, spero che la telecamera si veda bene, perché, ripeto, ho avuto dei problemini sus. Dodge. Ok, dobbiamo schivare sus? Ok. Vabbè, ok. Allora, diciamo, a me piacciono i colori tantissimo, ragazzi. Non so se sono solo io, ma la luminosità e i colori, pure l'acqua, non è fatta male pure l'acqua, eh? Attacco in corsa incredibile! Attacco in corsa, devo dire, un pochino sus. Sembrava cosa? Ve la ricordate la tipa di Dark Souls? Quella con la mannaia che sta nella città infame che faceva l'attacco così. Sembrava proprio l'attacco di lei. Vabbè, mi
finiamo questo tutorial incredibile. Io posso andare in giro a fare cose incredibili, pazzesche, assurde? No, non posso fare niente. Ci siamo svegliati praticamente in una grotta sus. La grotta sus. Mazza, fortissima sta spada. Ah, dobbiamo fare il parry. Ah, non l'avevo letto. Ok, beh, non è stato proprio un parry incredibile. Ok. Ma ho fatto il parry o non me ne sono accorto io? Sono abituato a sto magia, mo. E quando fai il parry, se no, succedono colori assurdi. Quindi qui non ho capito se ho parato o ho fatto il parry. Comunque, The Masked One can weaken the Canovaccio Grip. Noi possiamo rendere più deboli coloro che affrontiamo dalla Canovaccio Grip, quindi dalla presa di questo canovaccio incredibile. Combattere nemici ostili causa la crescita di quella sbarra azzurra. Quindi romperla li rende facile un attacco potente. Vabbè, il classico. Buongiorno, levo lo spadone incredibile. Ah, ok, possiamo fare un colpo critico? Riposta sarà, vabbè, ok, va bene. Vabbè, per adesso tutto molto standard, devo dire. LT che faccio? Ardore Burst, che è l'ardore Burst? Ah, sono le abilità forse? Boh, non mi metto a pensare quale sia la trama su. Noi ci siamo svegliati qua, quello forse era Pulcinella che ci ha svegliato. E qualcuno ci ha appesi qua, in qualche modo. Noi siamo burattini. Forse siamo un'arma creata da Pulcinella per resistere a questo canovaccio, per rendere il mondo libero. Ci ha nascosti qua, tipo, e noi ci siamo svegliati, sus. La butto così, sus. C'è molta italianità in tutto questo, sono felice. Ah, si è curato l'infame, adesso ti ucciderò però, fratello. Senza pietà, ragazzi. Colpo caricato incredibile, pazzesco, assurdo. Non è morto. Armonia Amber. Premi Y per curare. Vabbè, non mi andate a sprecarne una, però la devo usare per forza, mi sa. Vabbè, Solestus, insomma, dai, va bene. Però adesso sembra simpatico, andiamo avanti, va. Open the gate. Ok. Oh, che è il boss del tutorial, ragazzi? Mi devo mettere comodo, allora. Allora, chi sei tu? The Force of Change, la forza del cambiamento. Oh, buono lui. Ok, buono, buono. Oh! Ok, fa sempre questo attacco. Attacco caricato incredibile! No, non l'ho preso. Ma la musica? Ok. Ok. Ok, fa sempre questo attacco così. Ok, la stamina è punitiva assai, lo devo dire. Ora. Via, via. Oh, ah, seconda fase. Ok, ok. Oh, buono, 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 buono. Oh, buono, buono, buono. Nini, sei arrabbiato di colpo, l'amico nostro, eh? Facciamo gli affondini sus. Colpetto alla volta, ragazzi. Ok. Vabbè, la stamina, se te la gestisci bene, è simpatica, devo dire. C'è un attacco caricato incredibile. Ok, ha funzionato. Oh, via. Oh, 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 oh. Mi piace molto come è vestito il nostro amico, eh. No, no, con calma, no. Ok, ne fa un altro? Mi sa che sei morto, fratello, Dai. Ok, divertente, carino. Lui si chiama Force of Change, quindi la forza del cambiamento. Mask of Change. Ok, la nostra prima maschera. E Stage Greatsword. Ok, spadone. Ah, pure un'altra. Abbiamo 1305 monete. No, credo siano le anime quelle. Ok, può avere fino a 3 le... slot, ok, a disposizione, in modo tale che tutti i tipi di equipaggiamento siano riposti lì, va bene. Mentre esplori, solo le armi, le gemme e i consumabili possono cambiare. Ok, quindi quando metto una maschera, gli oggetti che ho con quella maschera mi rimangono lì e non sulle altre maschere, tipo? Swap, equip, ok. Ah, ok, così switchiamo le armi. Qui possiamo cambiare le maschere. Wow, carina l'animazione. Ok, siamo diventati quello che abbiamo sconfitto. Ah, ma è vero, ci sono gli attacchi in salto. Che scemo, non l'ho provato a fare contro sto coso. Lentissima. Lo spadone è lentissimo, però deve fare un male boia. Ok, possiamo avere fino a 3 maschere. No, mi dispiace che non ho letto una cosa del tutorial. Vabbè, me la rileggerò in editing. Prima mi diceva 3 cose, io ne ho lette 2. Scusami, qual è il vantaggio di cambiare maschera? Qual è? Ci deve essere un vantaggio. Devo capire, scusatemi. Allora, lui non ha niente. Perché vedete che lì sotto la vita... non c'ho niente. Questo affare c'ha 4 robe. No, ho rimesso questa, scusate. E questo c'ha 4 robe. E io come faccio a sapere che so quelle robe, però? Mamma mia, ragazzi, quanta roba c'è qui. Ok. Disfato grazia malanno. Dizzy Wicked Radiant Sick. Quindi lui tipo ha un po' più di potere elementale. Tipo RB per usare l'ardore. Ok, quindi l'ardore è un pestone. Ah,
tu ce l'ha questa maschera l'ardore? O ce l'aveva pure quella di prima? No, voglio provare, scusami. Se io metto l'altra maschera, scusami, ce l'ha l'ardore lei? Ce l'ha l'ardore? Ah no, ce l'ha pure lei, ragazzi. Ok, non capisco per adesso il fattore maschera. A parte essere stilisticamente fichissima, non so se ha delle abilità sus, quindi vedremo. Voglio provare lo spadone. Allora, che è qua? Loot. Un'altra spada. Ok, dovrebbe essere meglio della prima, proviamola. Ah, era un ascensore, pensavo non l'avevo... Ok. No, mi sembra identica a quell'altra. Non... Cosa cambia, scusami, tra queste due spadine sus? Questa è quella che mi danno inizio gioco. 105, 52, 153. Questa è 105 e 100. 52, 52, 173. Ha un pochino più questo unrevealing damage. Vabbè, proviamolo. Allora, voglio un attimo tornare giù, scusate. Ok, ragazzi, per adesso... Ragazzi, vi giuro, se morivo così mi sentivo veramente un pollo, quindi usiamo una cura subito, eh? Allora, il parry non l'ho capito, perché secondo me è più una parata che un parry, a meno che devi fare proprio le cose perfette. Ah, loot. Armonia, ok, altre... E che fa questa? Usa X per fare consumabili, minestrone e cobblestone. Ti può liberare dalla Dizzy, ok? Quindi uno status, la Dizzy sus. Ok. Scrigno molto God of Furiano, devo dire. Questa è un'abilità, mi sa. Allora, Drunken Sword, ok. Ok, sono abilità sus. Per usarle, the mask do need to land an attack to their enemy. Ok, colpendo i nemici posso usare le abilità, tipo? Ah, solo sui nemici le posso usare, ok. Non le posso fare come prova sus. Ok, va bene. Ok. Che paura! Con calma, fratello. Ah, le devo caricare, ok. Vabbè, usiamo lo spadone? Ok, non ne vale la pena. Non, 179, mi sa non ne vale la pena lo spadone. Ok, usiamo l'abilità sus. LTY. Ok, è tipo uno scatto all'indietro sus e un colpo. E B? Tipo lancia? Ok, beh no, l'idea è figa. Lo spadone diciamo che non ne vale la pena, diciamo la verità. Scusa, e come uso gli oggetti? Perdonami. Quadrato devo usare, allora. Ah, è quadrato, giustamente, X, perché se c'ho il pad dell'Xbox, certo, c'ho quello della PlayStation, certo. Quindi che è una cura? Che è? Che ho usato? Scusate, ragazzi, sono un po' ricco. Ok, questo li posso tirare. Questo mi cura della Dizzy. Questo che fa? Mi posso curare quando colpisco i nemici. Vabbè, è carino, devo dire. Ok, vabbè, dai. Per adesso sus, devo dire. The Primal Elements. In the World of Neodra. Ok, ci sono quattro elementi. Viz, Fatuo, Malan e Grazia. Ok, allora, Viz infligge Dizzy. Ok, che incrementa il danno che fai nella regenerazione della stamina, però perdi difesa. Carino. Quindi faccio più danno. La stamina mi va più veloce. Però, se me cioccano, me fanno danno, va bene, carino. Fatuo, da Wicked, incrementa il potere elementale, quindi ci sono le magie, ipotizzo. Però, soffrire danno fa fare, rigenera la vita al nemico. Ai ai ai, fammi capire, gli elementi sono sia buff che debuff, ok. Malanno, infligge sickness, causando danno continuo nel tempo, quindi è un dot... che spread, quindi che può colpire i nemici vicino. Ok, carino. Grazie, infligge Radiant. Però, essere danneggiato quando sei effetto da Radiant causa un'esplosione. Ok, sono strani tutti e quattro. Allora, il primo è quello più sus, perché danno e stamina, ma se vieni colpito prendi più danno perché hai poca difesa. Fatuo aumenta il potere elementale, quindi per i tipo maghi. Però se tu vieni colpito, il nemico si rigenera la vita. Malanno, se tu colpisci uno, questa roba va su tutti gli altri, che può essere utile tipo contro le orde. E Grazia ti fa rigenerare la vita, però se vieni colpito quando ti si rigenera la vita, esplodi. Ok, va bene ragazzi, molto molto sus devo dire. Vabbè, mettiamoci un po' di cobblestone, ma posso tirare i sassi, voglio colpire uno in testa, dai. Ok, questa quale saranno però? Dizzy qual era? Quello che mi aumenta il danno? Sembra veramente vino. Ah! Un'altra maschera, Piercing with Mask. Stage Mace, ok. Un'altra maschera e una mazza? Ultra Greatsword, addirittura, uno spadone pesante, ancora più pesante. Allora, la mazza com'è? Lentissima, mamma mia. Allora, vi dico la verità, il moveset delle armi mi ricorda Lords of the Fallen, nel senso è molto slow, è molto pesante. Io mi chiedo, quanto sarà lenta lo spadone ultra pesante? Perdonami. Mamma mia, ragazzi.
io immagino farà dei danni allucinanti, una roba del genere. Mamma la stanca! Ok, allora, lo spadone eviterei proprio. La mazza la vorrei provare questa, perché me la dà con un asterischino sopra? Mettiamoci la Jupiter, facciamo ammazza e cosa. E la maschera com'è quest'altra? No, ho visto che abbiamo sbloccato un'altra maschera, tipo. Ci sono scritte le abilità, ragazzi. Questa che fa? Allows you to deal more damage. Ok, ti permette di fare più danno. Ah, dagli attacchi pesanti. In addition, i tuoi danni fisici sono incrementati quando awakened. Ok, quindi questa aumenta i danni fisici e gli attacchi caricati. Questa aumenta i danni fatti dalle armi ranged, quindi dalle armi da lontano. Inoltre, quando è awakened, quindi awakened forse è salita di livello, fare un colpo critico carica tutte, mi sa, le abilità delle maschere. Beh, figa pure questa. Però è inutile per noi adesso questa. Puoi sbloccare abilità. Ah, è l'albero delle abilità. Mamma mia, ragazzi, no. Ok, vabbè, questo lo facciamo nel prossimo episodio. Io vorrei capire, però, come faccio a mettermi l'altra maschera. Inspiration acquire, an outer thought. Ok, pensieri di un autore. E questo sarà il falò? Tipo... corda risonante, rest. Forse da qui posso cambiare maschere. Ok, mi ha ridato 5 loadout. Ah, ci mettiamo lui che mi sta simpatico. Poi ci mettiamo lui e lui. Vabbè, ok, mi sembra canon. Poi Patto of Innovators. Questo lo facciamo nel prossimo video, ragazzi, perché me le voglio leggere con calma. Level up, ecco, questo magari mi interessa. Incrementa vita, attacco e difesa. Vabbè, easy. Stamina, attacco e status power, ok. Element power. Allora, io me lo farei, ragazzi, molto classico. Quindi io farei due punti qui. Facciamo attacco, vita e difesa. Andiamo molto easy con i primi due livelli. Proprio standard PG Souls, proprio. La terza maschera per adesso è inutile per noi, perché non abbiamo robe da lontano. Guarda che figo che è, però. No, le maschere le sono fatte veramente bene, non posso dire niente. Vediamo solo come sono i nemici in questa zona. Sapete cosa mi ha ricordato questa cosa? Mi ricordo da morire Majula di Dark Souls 2. Questa cosa mi ricorda tantissimo quando arriviamo nella nostra adorata Majula. Dark Souls 2, sempre nel cuore, ragazzi. Wow. Per adesso devo dire che mi sta piacendo, sinceramente. Le maschere sono molto fighe. Il design di noi è molto figo. I colori e l'illuminazione sono qualcosa di assurdo, ragazzi. Ve lo continuo a dire. Le abilità le devo capire. La cosa forse che mi fa un pochino storcere il naso sono gli attacchi delle armi, perché sono veramente slow. Mi ricordo da morire Lords of the Fallen, il primo, perché il secondo non l'ho giocato. Però è anche vero che di gameplay non è che abbiamo fatto granché. Abbiamo ammazzato dei fantocci veramente stupidi. E che godo sia con voi, e ci vediamo nel prossimo episodio. E inoltre, alla prossima. Woo!